Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube. Qual è il vostro segno oggi? È una giornata favolosa o no? Guarda il video per sapere. Oggi è giovedì 17 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Sull'amore, giù il lavoro. Giornata a due marce questo giovedì, con il cuore felice, traboccanti di generosità e di caldi sentimenti, sorti magari all'improvviso, come un'illuminazione che dissolve la nebbia negli occhi, costringendoli a vedere chiaro. Ebbene sì, folgorati come Giasone lo fu per Medea o Enea per la bella Didone, anche voi perdete la bussola, travolti dallo tsunami del desiderio. Se sarà solo un'avventura o un amore senza fine, lo capirete più avanti, per ora l'essenziale è ubriacarsi di questo vino magico, che scalda e fa girare la testa. Alla grande l'amore protetto da Venere, meglio ancora viaggi e affari, rispettivamente garantiti dalla Luna e da Giove, vietato lagnarsi, siete fortunatissimi e dovete riconoscerlo. La coppia è stabile, grazie anche al contributo di entrambi i partner in fatto di equilibrio e maturità. Il rapporto di coppia appare giusto ed equilibrato e presto potrebbero maturare i giusti frutti. Matrimonio felice, fidanzamento giusto, emotività, perfezione, appagamento. Incontri con persone socievoli, mature ed equilibrati altrettanto interessati ad avere e mantenere un rapporto vivo e maturo. Un giorno particolare in cui sarai spesso frainteso e troverai difficile spiegarti, soprattutto in amore i malintesi si sprecheranno. Oggi qualcuno vi farà perdere del tempo prezioso, non spazientitevi e cercate di recuperare. Un'amica potrebbe farvi qualche domanda indiscreta. Cercate di essere più riservati. Non portate rancore verso chi si è già pentito dei torti fatti. Spese impreviste e improvvise potrebbero interessare i nati di giovedì. Per gli altri invece potrebbe esserci un periodo di tregua dalle spese. Cambiamenti in casa o di casa. Imparerai cose importanti dagli altri. Giorno movimentato. Riceverai saggi consigli da persone anziane. Non cercate oggi negli altri solo la consolazione, ma cercate di consolare e di essere comprensivi, ci guadagnerete tanti amici pronti ad aiutarvi, poi, quando sarà il vostro turno. Chi in amore ama di più è destinato anche a soffrire di più, sembra scritto per voi oggi. Valutate attentamente anche proposte di lavoro alternative. È venuto il momento di chiarire una questione con una persona cara, non aggreditela, ma sappiate spiegare bene le vostre ragioni con calma. Se Giove sta per assicurarvi un successo quasi sicuro per un problema che vi assila da abbastanza tempo, Mercurio farà di tutto per pregiudicare il dialogo con persone che contano e la cosa potrebbe mettervi in imbarazzo. Le persone che esitano saranno solo una noia per voi, perché hanno paura di assumere una posizione. Farete meglio a evitare di comunicare cattive notizie nella giornata di oggi, potreste attirarvi la collera di qualcuno. Una scelta azzardata potrebbe compromettere mesi di duro lavoro. Prendetela meno seriamente e cercate di proseguire con il vostro studio o con il vostro lavoro, senza pensare agli altri. Illuminare notturno, l'argenteo satellite, la fonte di tutte le emozioni favorisce il vostro segno dalla Vergine. Potete sentirvi in questa giornata decisamente più sollevati, anzi rimessi completamente a nuovo. Ogni montagna ha le sue vallate, da sempre sapete questa antica massima, che, tradotta, significa che anche le difficoltà costituiscono quel tesoro di esperienza che permette di arricchirsi nel proprio vissuto e affrontare al meglio le nuove sfide. Comprendendo, in aggiunta, che ogni valore ha i suoi compensi, date consiglio a una persona di famiglia, su come smussare certi suoi difetti e mettere in luce quelli che sono i suoi pregi. La Luna protegge i vostri rapporti, in particolare a partire dal pomeriggio. Al mattino cercate di non strafare. Questo vale anche per la sfera lavorativa. Meglio fare meno cose ma farle bene. Questa bella Luna favorevole aiuta i rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, l'ideale sarebbe di fare meno e farlo meglio. Mollate un po' la presa su una persona che vi è vicino, poiché è questo che importa, più di ogni altra cosa. Se avrete fiducia in chi vi sta di fronte, riuscirete anche a migliorare il rapporto. Tutto verrà molto spontaneo, se non vi focalizzerete soltanto sul modo con il quale si raggiunge un obiettivo. Ognuno potrebbe avere il proprio,
L'importante, in questo caso, è arrivare potenti con Plutone nel segno. In più vi godete il super trigono di Urano creativo e particolarmente disinvolto della Luna pragmatica. Intermediari tra loro Venere dolce e carezzevole in Cancro, mentre Giove aperto e idealista vi incoraggia a corteggiarla con un sestile allusivo. Insomma, siete in giornata, considerativi con ragione i fortunelli dello zodiaco. Amore ed Eros, se l'amore c'è vive essenzialmente di sogni e di ricordi, manca la parte più importante, il qui ed ora. Ma se soffrite la solitudine non lo date a vedere. Famiglia autonoma, ognuno fa per sé, soprattutto i vostri ragazzi, ancora piccolini ma già capaci di badare a se stessi. Avete la possibilità di parlare seriamente con la persona amata del vostro futuro insieme. È necessario incoraggiare i partner a parlare di come si sentono, in modo da poter prendere insieme la decisione giusta. I sentimenti antichi si rafforzano, quelli nuovi fioriscono. Come per incanto, il duo Giove, Nettuno vi sorride in modo deciso dal suo trono fondamentale, dal segno d'acqua dei pesci. Non vi lasciate frastornare dai dubbi o da pretesti di impegni lavorativi e social, mondani, e, piuttosto, sappiate riconoscere, specie se siete ancora in cerca dell'anima gemella, che l'amore vero sta bussando alla vostra porta. Lavoro e denaro, un mix di costanza, pazienza, volontà. Guai perciò a chi tenta di intralciarvi o peggio manifesta pigrizia o scarsa azione sul lavoro. Se siete il capo lo fulminate con uno sguardo, se si tratta di un collega gliene dite quattro senza troppe cerimonie. Ferri nei principi e attenti al sodo. Avrete la possibilità di dare vita a nuovi interessi e di coinvolgere l'azienda per cui lavorate in una nuova opportunità che alletterà parecchie persone per i guadagni. Avete da destinare un capitale che si è costituito per voi negli ultimi tempi. Prendetevi il tempo necessario per riuscire a capire come impiegarlo e non ascoltate chi vi vuole mettere fretta. Benessere, rispetto ai soliti problemi di colonna, sentitevi pure in una botte di ferro. Se la vostra azienda ha optato per continuare con lo smart working, vi sentite più rilassati e guadagnando qualche ora di sonno anche le occhiaie spariscono del tutto. La poca voglia di fare esercizi fisici può essere battuta con un'attività mente-corpo con esercizi di respirazione da praticare se possibile all'aperto, altrimenti al chiuso, importante è la compagnia. Per lei, sul libro mastro le uscite superano di gran lunga le entrate, col rischio di finire in rosso, ma lo shopping compulsivo oggi è di casa. Per lui, che sorpresa dal pianeta delle cicogne, in famiglia arriva un pupo. Lasciandovi a bocca aperta, prima sconcerto poi contentezza, in fondo un bimbo è vita. E via che si comincia a fare progetti per il suo master. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.